Come avvicinare i bambini alla natura e alle tradizioni? La produzione della mozzarella, ad esempio, è un processo affascinante che può essere interessante da mostrare alle scolaresche. Infatti alla fattoria didattica Paddi, il maestro casaro Michele D'Andrea dell'arte casearia Policoro ha fatto una dimostrazione del processo di produzione della mozzarella per i bambini di prima primaria della Lorenzo Milani di Policoro. Entusiasti e curiosi, i bambini hanno tempestato di domande il maestro casaro Michele D'Andrea. Oltre alla produzione della mozzarella, è stato mostrato anche il processo della produzione della ricotta e poi di alcuni prodotti tipici come il ciuccio e il cavalluccio. Questo tipo di attività potrebbe aiutare a far comprendere l'importanza dell'agricoltura locale e dei prodotti tipici della propria regione ai nostri ragazzi. Michele D'Andrea, dopo 43 anni di attività hai ancora la forza di mostrare qual è la tua grazia nel produrre latticini di ottima qualità? Beh, credo che sia importante, soprattutto per i bambini, fare questo tipo di dimostrazioni, far vedere come si fanno le mozzarelle. Oggi c'erano i bambini della prima elementare. È stata un'esperienza bellissima. Io ogni volta che sono qui, che mi ritrovo davanti, l'accoglienza è calorosa, mi riempiono di entusiasmo e di orgoglio. Per quanto loro riescono ad incuriosirsi e a farti delle domande che a volte ti mettono anche in difficoltà, sono talmente preparati i bambini di oggi. E comunque è sempre una bellissima esperienza donare qualcosa del tuo bagaglio di esperienza ai bambini e far vedere ciò che siamo in grado di fare, insomma. Spero vivamente che tra questi bambini un domani, magari incuriositi da quello che è successo oggi, possa nascere un futuro casale, insomma. Un Michele D'Andrea 2. Un Michele D'Andrea 2, magari. Maestro Crispino, qual è stata la reazione dei ragazzi nel momento in cui hanno visto come si fa una mozzarella? La reazione è stata di grande stupore e di grande meraviglia. I nostri bambini probabilmente non sono proprio abituati, no, ad un'esperienza di questo tipo, quindi un'esperienza diretta, vista, fatta con mano, ha destato in loro un sbalordimento generale. Quindi un grande ringraziamento alla fattoria Paddi che ci ha ospitato e ad Arte Caseare che con il loro laboratorio rende dei momenti come questi un'esperienza concreta e diretta di grande crescita, di grande maturità per i nostri bambini. La fattoria Paddi continua con l'esperienza dei laboratori. Sì, la fattoria Paddi continua con l'esperienza dei laboratori a perseguire la sua mission, ovvero promuovere il contatto con la natura e quindi tutte quelle attività che ci possono stimolare, che ci possono far crescere e che ci possono dare delle vere emozioni, riscoprendo le cose più semplici, che è appunto la natura, gli animali e le tradizioni. Per l'appunto oggi abbiamo voluto promuovere il laboratorio del latte e quindi abbiamo munto, abbiamo visto il latte, abbiamo visto come si fanno le mozzarelle, grazie ai nostri amici casari Antonella e Michele.